Ed ora invece parliamo della dieta mediterranea e della civiltà rurale, perché anche tipicità se n'è occupata in un convegno organizzato dall'IRCA. Il relatore principale è stato il dottor Pietro Scendoni, responsabile servizio di reumatologia e laboratorio di ricerca. Come sapete, la dieta mediterranea è la dieta che consente al nostro territorio una lunga longevità. Quello che noi perseguiamo è l'innovazione, ma facendo tesoro della tradizione. Innovazione scientifica e tradizione rurale insieme per garantire la longevità di domani. Questo è il messaggio lanciato dal convegno Dieta Mediterranea e Civiltà Rurale, viatico per i centenari marchigiani, organizzato dall'IRCA, fermo in occasione della giornata inaugurale di tipicità. Partendo dai mutamenti nello stile di vita e dunque nell'alimentazione degli ultimi 50 anni, di cui ha relazionato il professor Leonardo Seghetti, si è cercato di sottolineare insieme agli specialisti medici dell'IRCA, il dottor Paolo Scendoni, il dottor Bruno Mistretta e il dottor Paolo Orlandoni, l'importanza dell'alimentazione e il ruolo della nutrizione nella prevenzione di osteoporosi e sarcopenia. L'osteoporosi e la mancanza di muscolo, cioè la sarcopenia, sono poi due facce della stessa medaglia. Se possiamo dire che l'osteoporosi ha prevalenza donna, la sarcopenia ha prevalenza uomo, ma poi gli effetti sono gli stessi, cioè la fase di fragilità che porta l'osso poi a fratturarsi. Quindi mettere in campo tutte le strategie, da quello che è la nutrizione, l'alimentazione, il movimento, l'attività fisica. Presente al convegno, oltre al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e all'assessore regionale all'agricoltura Anna Casini, anche il direttore generale dell'IRCA, dottor Gianni Genga, che, ricordando come l'istituto da lui diretto sia l'unico ente nazionale ad occuparsi di ricerca scientifica relativa all'invecchiamento, ha ribadito l'impegno dell'IRCA nell'ambito della longevità attiva. In questi ultimi anni l'IRCA ha anche sviluppato tutta una serie di attività e di attenzione sempre legate all'invecchiamento che approfondiscono in maniera più attiva, no? La longevità, la buona longevità, quindi cercare di passare da una logica prettamente di tipo assistenziale e di cura ad approfondire tutte quelle situazioni che possono favorire il buon invecchiamento della popolazione. E questo in una regione come le Marche, al più alto indice di vecchiaia del nostro paese ed una delle regioni più longeve del mondo. Quindi è una tematica che l'IRCA, rispetto alla quale l'IRCA si propone anche di essere sempre più punto di riferimento, insomma, ecco, sia a livello locale, già lo è, che a livello nazionale.